TV oggi sono alle porte di Bergamo, di Fantalimana. Siamo venuti a scoprire questa nuova fiera, è la prima edizione, si chiama Chopper City e siamo veramente curiosi di andare a vedere cosa ci sarà al suo interno. Chopper ovviamente, ma non solo. Chopper City e chiedi a qualcuno: oh, ma com'è la fiera? La prima risposta è: il posto è una figata. Effettivamente questa è una vecchia cartiera della Pigna, la prima cartiera della Pigna, ormai dismessa, e come vedete l'architettura si presta tantissimo a eventi di questo genere. È uno spazio veramente azzeccato e si sposa tantissimo con queste moto, soprattutto appunto i chopper e queste moto in ferro che richiamano epoche di altri tempi. Ciao a tutti, siamo di nuovo in diretta per la parte auto del Chopper City. Vi avevo promesso che vi avrei fatta vedere, sarà una diretta non molto grande perché lo spazio è stato più dedicato alle moto, visto anche il nome della fiera. Quindi vi faccio vedere solamente che auto hanno portato, c'è anche qualcosa di bellino, qualche personaggio che abbiamo già visto. Questa sapete che auto è, ragazzi? Vi faccio indovinare, facciamo un piccolo sondaggio.
Ditemi voi che auto è. Allora, poi abbiamo colore molto particolare, devo dire. Sembra quasi un po' in stile Monkey Garage. Il verde è quello lì. Oh, questa è anche abbastanza carina. Un po' particolare come macchina. Allora, come vi ho già ricordato, è stato dedicato più spazio alle moto che alle auto, perché comunque è una fiera incentrata su questo mondo, quindi sul mondo del custom e dei chopper. Hanno dato lo stesso un piccolo spazio alle auto, perché comunque nell'ambito americano si fa sempre così. Vi porto a vedere che auto ci sono all'interno. C'è anche qualche bel pezzo, devo dire. Allora, anche qua le abbiamo un po' d'epoca e un po' moderne. Poi abbiamo, le chiudiamo con loro, che tanto le avete già viste, una Camaro dei giorni nostri. Questa è anche molto molto bella. Com'è cattivo questo muso. Poi abbiamo, allora, un'altra Camaro, credo che sia un'auto da drag racing, perché se andiamo a vedere l'interno, e posso farvelo vedere, è completamente tubolare ed è completamente vuota, ha solamente il sedile del pilota e questo si usa solo nelle gare di drag. Credo che sia anche probabilmente un super pro ET, perché non ha veramente nulla all'interno, è completamente vuota, è anche senza vetro, quindi completamente alleggerita anche la carrozzeria e tutto. Poi abbiamo un altro Shelby. Thank you.
anche questa è tenuta molto bene. Poi, allora, passiamo di qua. Abbiamo un'altra Mustang dei giorni nostri, di qualche anno fa, però diciamo più in versione moderna rispetto allo Shelby che abbiamo visto adesso. Abbiamo un F-150 wrappato con queste, con questi fulmini, molto particolare, questa specie di tocco. Sapete che cos'è il tocco? Guardate questa versione. Poi abbiamo un bel pezzo, devo dire, questa è una Desoto e non è una macchina che si vede tutti i giorni anche in questo mondo, perché credo che ce ne siano abbastanza poche. Adesso è aperta, quindi posso farvela vedere bene anche dentro. Ha degli interni che sembrano dei divani, perché in America in questi anni pensavano al comfort e quindi tutte le auto sono state create con questa cosa legata al comfort, alla comodità, insomma, dovevi essere comodo di andare in giro. Guardate quanto è bella. Devo dire che è anche una colorazione particolare, guardate l'antenna, c'è questa specie di pinna. Molto molto bella. E poi chiudiamo con due auto che avete visto non molto tempo fa a Rivanazzano. Loro corrono su quarto di miglio, credo che vedremo a breve qualche altra cosa. Allora, questa la conoscete già, è l'auto di Billy, lui ci corre anche a Hockenheim, hanno corso a Rivanazzano tutte e due. Oltre a questa abbiamo anche l'auto di Enrico Candela, l'abbiamo vista anche lei a Rivanazzano. Vi ricordo che lui ha vinto un premio molto particolare a Hockenheim, perché ha centrato al millesimo il tempo dichiarato, ed è un premio che non danno tutti i giorni, vorrei ricordarvi questo. Allora, vi faccio vedere anche questa all'interno. Come vi ho spiegato prima, le auto da drag racing sono completamente tubolari dentro, c'è solo il sedile del pilota, perché devono essere in tutto e per tutto leggere per poter fare il tempo migliore. E vorrei farvi vedere anche, così occhio e croce, la location dove ci hanno portato. È una vecchia fabbrica, una vecchia cartiera, mi dicevano, quindi anche abbastanza particolare. Non posso farvela vedere tutta perché è davvero enorme, però questo vi dà l'idea di quello che è il posto.